Buonasera, buonasera e benvenuti in diretta streaming sulla web TV di Radio Gold. Noi siamo qua in via d'Ossena ad Alessandria per la grande ed attesa inaugurazione del Ponte Meyer, che avrà domani anche il taglio ufficiale da parte del sindaco insieme a tutta la giunta e insieme anche a una madrina d'eccezione, Marta Gastini, un'attrice. Io non ho una madrina d'eccezione, ma ho Erika Gigli insieme a me. Ciao Erika. Ciao Sandro, buonasera a tutti, eccoci qua. Allora, stata veramente, è già una giornata, una manifestazione davvero piena e ricca di cose. Abbiamo iniziato alle ore 15 in piazzetta Santo Stefano con i giochi per bambini e so che c'è stato anche il taglio delle torte. Sì, perché poi alle 16 c'è stata la merenda, allora c'erano le torte a tema Ponte Meyer e in quel momento il sindaco è stato molto simpatico perché Rita Rosa ha messo la sua fascia, se l'è tolta e l'ha data a quattro bambini, insomma si è portata un po' avanti con le elezioni. Con le candidature, esatto. Insomma. E dunque adesso abbiamo lo street food, abbiamo i concerti, abbiamo tantissime persone, tantissime storie da ascoltare, quindi l'unica cosa da fare è rimanere con noi. Dopo 20 anni torniamo a scrivere la storia dell'ibrido ed è una storia più pulita, che parla di efficienza, una storia fatta di innovazione e sicurezza, pensata come mai prima d'ora, raccontata per essere la migliore di sempre per ognuno di noi. Nuova Prius, l'ibrido che evolve l'ibrido. Vieni a scoprirla alla concessionaria Toyota Gruppo M3 ad Alessandria in via Pavia 43. Il Bar Foxy vi attende dalla colazione all'aperitivo. Venite a gustare piatti sempre diversi e di qualità. Alessandria, via Piacenza, angolo via Trotti. Seguici su Facebook. Evasioni di moda, abbigliamento uomo e donna, calzature e pelletterie delle migliori marche. Ad Alessandria, al centro commerciale Gli Archi e in corso Acqui 91 e 94. Quando paradiso e inferno si alleano per sconfiggere i demoni. È Racconti di angeli e diavoli. La ribellione di Demetros, il romanzo di Fosco Baiardi, acquistabile su Amazon e IBS. Buonasera anche da Fabrizio Laddago e da Tatiana Gagliano, perché continuiamo a raccontarvi qui la festa del Meyer, una festa che si sta consumando in via d'Ossena e alle nostre spalle invece l'arco del Meyer, protagonista questo pomeriggio di tantissime fotografie, già dal primo pomeriggio per la verità, questa dimostrazione di quanto sia bello proprio questo arco. Una festa che proseguirà fino a tardi e poi ancora domani mattina, ma per il programma Tatiana. Sì, parliamo anche del programma dell'inaugurazione del ponte, perché questa è la festa degli alessandrini, appunto, che salutano questo nuovo collegamento della città. Dalle 19 saliranno sul palco già allestito in piazza Gobetti le autorità per i saluti, poi prima ovviamente ci sarà un discorso da parte dell'amministrazione comunale e di tutti gli enti che hanno partecipato anche economicamente alla realizzazione del ponte Meyer. Ci sarà anche un saluto speciale, perché dovrebbe essere proiettato sul palco anche un video del l'architetto Richard Meyer, un saluto alla città. Nei giorni scorsi lui si era rammaricato di non poter essere di persona qui ad Alessandria, ha inviato una lettera direttamente al sindaco in cui si augura un giorno di sapere di una coppia di alessandrini che addirittura decida di pronunciare il fatidico sì all'ombra dell'arco del ponte Meyer. Poi l'accensione delle luci, già in tantissimi oggi si sono radunati di fronte al ponte nella speranza di poterlo attraversare. Ricordo però che il taglio del nastro ufficiale sarà domani mattina alle 11:30, poi pedoni e ciclisti potranno percorrere per la prima volta la suggestiva passerella ciclopedonale in legno e poi lunedì mattina dalle 9 il ponte diventerà davvero di tutti, anche degli automobilisti che potranno finalmente attraversarlo per passare da una sponda all'altra del Tanaro. E ora ritorniamo a parlare della festa in via d'Ossena con Erika Gigli e Sandro Marenco. E infatti siamo qua e come vedete siamo un po' più numerosi rispetto siamo a prima. Siamo in compagnia. In compagnia dell'assessore Barrera, assessore Oneto, proprio qui per noi. Allora, assessore, c'è anche l'assessore Gott. Era nascosto, era nascosto. Dietro di noi. Allora, dicevo, un'organizzazione perfetta, ma non lo dico io, lo dicono tante persone che abbiamo intervistato. Quest'idea dello street food, dei menù stellati, è vincente? È un'idea vincente, sì, è un'idea che parte dal cuore dei nostri ristoratori, che parte dal cuore del nostro territorio, che parte dal nostro cuore. Quindi c'è qui Alessandria, c'è qui l'eccellenza di Alessandria, c'è qui la nostra città.
quindi siamo assolutamente contenti perché sono le 18:15 e c'è ancora tutta la notte, tutta la sera davanti, quindi questa è la dimostrazione che la città quando vuole vive, la città quando si propone i cittadini rispondono. Abbiamo lavorato tanto ma vedo che i frutti cominciano ad esserci, quindi grazie anche a Davide Valsecchi di Ascom perché è veramente una riunione importantissima con l'amministrazione perché siamo riusciti in pochissimo tempo a dare vita anche a questa parte di Alessandria che è una parte importantissima da oggi in poi, ma lo è sempre stata, a maggior ragione da domani con l'apertura ufficiale sarà veramente una parte vitale nostra. E diciamo che potremmo ormai dire ufficialmente che l'hashtag Alessandria si muove è diventato non più un hashtag ma è diventato una realtà. Assolutamente sì, Alessandria deve muoversi, Alessandria deve alzare la testa e io ringrazio di cuore proprio tutti i nostri commercianti, il nostro territorio perché c'è un sentore di positività e questo ci dà anche la forza, il coraggio di continuare ad andare avanti e siamo convinti delle scelte che abbiamo fatto. E a proposito di scelte chiedo all'assessore alla cultura Onedo come mai questa scelta musicale? So che c'è una ragione molto precisa. Sì, allora la scelta musicale intanto perché abbiamo immaginato una festa per tutti, quindi abbiamo iniziato con i bambini e poi abbiamo deciso di, insomma, di dare un po' di musica per tutti i gusti. In realtà questo binomio nasce perché loro hanno questo progetto molto interessante che si chiamava proprio in un modo simile, no? Quindi Unire le Sponde, che era quasi unire le sponde dei Balcani con la parte ovviamente dell'Emilia e soprattutto è un unire le sponde anche immaginando un senso di cultura e di ovviamente un insieme di religioni e di nuovi cittadini, quindi ci sembrava una scelta interessante quella di riscoprire il loro progetto perché qua ci stava perfettamente. Io oltretutto, guarda, scusami, ma oggi Mirko Casadei, vi volevo già avvisare, assessori, perché ha rilasciato un'intervista a noi dicendo che cogliendo l'invito di Meyer che vorrebbe tanto avere il primo matrimonio sul ponte, lui dice che farebbe assolutamente e sicuramente la colonna sonora, per cui ve lo volevo già dire così in anteprima, così vi preparate anche eventualmente per organizzarci. Sarebbe una bella cosa avere il primo matrimonio sul nostro ponte Meyer? Assolutamente. Sì, sarebbe un'idea fantastica, quindi una novità assoluta e bello. Allora, pensiamo alla sfida. Esatto, se lei è d'accordo, noi adesso giriamo un po' tra i banchetti e cerchiamo delle giovani coppie da far sposare sul ponte. Sul ponte, dai. Anche non giovani, dai. Va bene. Per intanto questa sera si comincia a ballare. Esatto. Chissà che da lì magari qualche ballo sarà galeotto, chissà. Bene, ringraziamo allora tutta la giunta, ovviamente gli assessori e anche il sindaco che poi ci raggiungerà più tardi. Continua la diretta, voi se siete ancora a casa raggiungetevi perché la festa è proprio appena iniziata. A dopo! Vuoi orientarti bene per il tuo futuro? La scuola formativa Foral ad Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure e Valenza offre percorsi biennali e triennali di qualifica utili per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, rivolti a 14enni e 15enni. Inoltre, percorsi annuali di specializzazione per disoccupati e corsi di aggiornamento per occupati e aziende. Info su foral.org. Nell'elegante e luminoso showroom Kimono, lo specialista della casa, dove puoi trovare le più raffinate soluzioni per rendere unica la tua casa, trovi anche la gamma dei prodotti Cartel, il leader italiano del design e dei complementi d'arredo. Vieni a scoprire il mondo Cartel da Kimono Casa, in Spalto Gamondio 27 ad Alessandria. Open Space, lo spazio aperto all'allegria con il nostro showman Gino alla console. Per colazioni con deliziosi croissant, non semplici brioche, e i nostri piatti caldi, gustosi e freschi, cucinati con amore. Open Space ad Alessandria, centro commerciale Pacto. E torniamo in diretta da Via d'Ossena per i festeggiamenti per l'inaugurazione del Ponte Meyer, diretta, lo ricordo, che potete vedere anche sulla web tv di Radio Gold e sul nostro sito radiogold.it, perché con la festa di questo sabato e poi con il taglio del nastro ufficiale domenica mattina alle 11:30 di fatto si chiude un capitolo della storia di Alessandria lungo 18 anni, anzi in realtà molto di più, una storia iniziata dal 6 novembre del 1994, dall'alluvione che colpì
duramente la città di Alessandria. Era però il 1998 quando l'architetto americano Richard Meyer presentò la sua prima idea progettuale del nuovo ponte di Alessandria. Richard Meyer, ci hanno raccontato insomma in comune quelli che c'erano, quelli che se lo ricordano, arrivò da New York con un plastico chiuso in degli scatoloni che venne poi assemblato in comune, dove si trova ancora oggi. Non è il plastico che magari gli alessandrini hanno visto in questi mesi nell'ufficio del Piso sotto i portici del comune di Alessandria in Piazza della Libertà, ma è un plastico che è stato poi tinteggiato di bianco, perché bianco è il colore di Richard Meyer, e che si trova ancora oggi nell'ufficio del RUP, del responsabile unico del procedimento del ponte, l'ingegnere del comune di Alessandria Marco Neri. Però Fabrizio, scopriamo chi è Richard Meyer, chi ha creato il nuovo ponte di Alessandria. Sì, Richard Meyer, che ha descritto così il suo ponte nel momento in cui ha cominciato a immaginarlo. Io vi leggo proprio le sue prime dichiarazioni quando ideò questo arco che si trova alle nostre spalle. Il nuovo ponte andrà posto in relazione con la cittadella e dovrà servire anche a valorizzare l'entrata del grandioso monumento militare da una parte e l'ingresso in città dall'altra. Pedoni e auto hanno esigenze totalmente differenti, ha anche detto. Tutte le volte che si trovano a convivere, nessuno di loro è felice di essere in compagnia. Meglio due spazi separati che permettono a ognuno di muoversi in libertà. Infine, è evidente che il ponte si sviluppa maggiormente sulla sponda destra, cioè quella maggiormente abitata. Ha chiuso questa sua descrizione sul ponte Meyer dicendo che ha voluto creare un ponte tra il passato e il futuro, una specie di macchina del tempo, Tatiana. Sì, questo ponte tra passato e futuro, come l'ha descritto appunto con le parole che hai appena letto tu, Fabrizio, nella mente però di Richard Meyer non è nato così come lo vediamo oggi, cioè non è il ponte che oggi collega finalmente la cittadella a Piazza Gobetti, però fin da subito Richard Meyer aveva immaginato il nuovo ponte di Alessandria sorgere all'interno di un cerchio che lui aveva tracciato proprio a partire dalle due sponde del fiume Tanaro. All'interno di questo cerchio poi aveva tracciato una linea curva che, come raccontò poi in un'intervista il suo partner italiano nel progetto del ponte Meyer, l'architetto Dante Benini, assomigliava a una banana, quindi in realtà proprio il frutto sembra abbia ispirato la prima linea dell'arco del ponte Meyer. In realtà poi anche quella che è la struttura più caratteristica del ponte, negli anni ha modificato la sua linea fino a diventare quella che vediamo oggi svettare nel cielo di Alessandria, la linea che venne tracciata sempre da Richard Meyer ma nel progetto datato 2001, che è quello che poi è stato realizzato, e credo che potremmo vedere anche il 3D di quel progetto che venne presentato direttamente dall'architetto Richard Meyer. Un'unica campata di 176,40 metri con l'arco, quello che vediamo anche oggi, la passerella ciclopedonale e la sezione riservata ai veicoli, tutte separate che si curvano a creare uno spazio vuoto a forma di mandorla, quindi passiamo da una banana del tracciato del primo arco alla mandorla dello spazio vuoto, che però è interconnesso da tutti i cavi e le funi d'acciaio del ponte Meyer, quindi questo è il progetto che vediamo anche oggi. Questa è la descrizione, ma torneremo sul ponte Meyer adesso, Sandro ed Erika. E noi siamo qua adesso in ottima compagnia, perché guarda, visto che abbiamo parlato di street food e di chef stellati e stellari, menù stellari, perché questo è quello che troverete in via Dossena anche questa volta, si è capito insomma che il binomio dello street food può anche essere un binomio di alto livello, no? Allora, Andrea Ribaldone, alle due Boi Rossi, uno chef rinomato che presentandosi dice: no, io sono un cuoco. Cioè, sì, beh, sicuramente sì, un parti cuoco, da lì. Ma certo, sempre da lì, quello è importante. E oggi è bellissimo vedere tutta questa gente per questo fantastico ponte che unisce il centro fino alla cittadella, quindi una grande figata per tutti noi, ed è bello essere qua e far da mangiare per tutti e stare bene insieme. Che poi la cucina nella tradizione italiana comunque è sempre un momento di unione, no? Il classico pranzo della domenica. È proprio quello, ristorare, quindi far star bene le persone, per noi è molto importante, quindi questo è il punto di partenza. E essendo uno chef, insomma, producendo piatti anche importanti, rinomati, facendo trasmissioni televisive come vi capita, eccetera, si deve mantenere questo spirito di unire o si deve per forza perdere? No, si parte sempre da lì. Il cibo è qualcosa che ti entra dentro, quindi che ti unisce agli altri alla tavola,
e ti fa sentire il calore, quindi ti fa sentire l'armonia dello stare bene. Non è infatti solo il mangiare, ma un ristorante è tutto l'insieme, quindi il servizio, le posate, la bellezza anche del luogo e soprattutto la compagnia. Esatto, no, perché sai, quando si parla di ristorante, di chef, voi me lo direte, si pensa sempre a quelle mini porzioni che basta, poco hanno a che vedere. Anche tu queste cose, basta. Dai, sfatiamo questo mito. Bravo. Dai. Ma abbiamo un altro chef, abbiamo Massimo Martina del ristorante Il Fiorile, un ristorante che di solito, insomma, ovviamente come tutti i ristoranti, ci si siede e si mangia, ora in versione street food. Ma qual è l'elemento che possiamo dire accomuna lo stare seduti a tavola e il camminare gustando, insomma, le vostre specialità? Il gioco. Il gioco è bello perché stare in mezzo alla gente e quindi fare quello che facciamo, Andrea come cuoco, io come sottocuoco, in queste occasioni è bellissimo ed è divertente. È divertente perché la gente ti riconosce, cammina, ti vede, ti saluta. Ma ci sei anche tu, stai facendo questo? Sì. Ed è divertentissimo. Io ho risposto subito positivamente a questo invito perché mi piace mettermi in gioco e mi piace anche giocare. Bene. Direi che adesso basta, li lasciamo andare. Possiamo andare a vedere gli stand. Esatto. Grazie davvero per essere stati con noi. Voi rimanete con noi, sintonizzati sulla Web TV di Radio Gold, perché tra poco torneremo e andremo a scoprire un po' chi è questo Meyer che ha disegnato il Grande Ponte. A tra poco. Nell'elegante e luminoso showroom Kimono, lo specialista della casa, dove puoi trovare le più raffinate soluzioni per rendere unica la tua casa, trovi anche la gamma dei prodotti Cartel, il leader italiano del design e dei complementi d'arredo. Vieni a scoprire il mondo Cartel da Kimono Casa, in Spalto Gamondio 27 ad Alessandria. Quando paradiso e inferno si alleano per sconfiggere i demoni, è Racconti di Angeli e Diavoli, la ribellione di Demetros, il romanzo di Fosco Baiardi, acquistabile su Amazon e IBS. In diretta sulla Web TV di radiogold.it per raccontarvi il Ponte Meyer, siamo in via Dossena, potete ascoltarci anche in audio su Radio Gold, ma anche per raccontarvi, direi, l'appuntamento proprio con questo arco dietro di noi e quindi anche con chi l'ha ideato. Richard Meyer, nato ad ottobre del 34 e quindi una persona con grandissime competenze, con un curriculum invidiabile e che è riuscito a compiere davvero delle opere straordinarie in tutto il mondo. Noi abbiamo già diverse fotografie che riescono a descrivere proprio queste opere, perché lo ricordiamo, è un Nobel dell'architettura Richard Meyer, e così cominciamo subito con ricordare che Richard Meyer è diventato famoso soprattutto grazie alla sua casa, Casa Smith ad Ari nel Connecticut. Ma potete vedere già alle mie spalle proprio una delle prime opere che hanno celebrato questo architetto, l'Eye Museum in Atlanta, nel 1983, questa prima opera, quindi un'opera prestigiosa, importante, che richiama proprio il colore principale di Richard Meyer, il bianco, che ritroviamo anche nell'arco del Meyer. Stiamo vedendo le fotografie naturalmente di questa opera così preziosa, ma possiamo anche vedere che non ha compiuto dei manufatti soltanto, non ha realizzato manufatti soltanto al di fuori dell'Italia, ma anche in altre parti, come in Italia appunto con l'Ara Pacis di Roma. Ara Pacis che ha scatenato moltissime polemiche, perché a suo tempo ad esempio Vittorio Sgarbi definì proprio il manufatto di Richard Meyer come una pompa di benzina texana, quindi insomma Sgarbi è particolarmente critico, ma lo ritroveremo anche ad Alessandria, perché Sgarbi tornò proprio qui nel capoluogo nuovamente criticando l'arco di Meyer. Tra le opere di Richard Meyer importanti anche il MACBA di Barcellona, Museo di Arte Contemporanea, il 1995, anche in questo caso struttura estremamente moderna, estremamente intrigante e sempre con il colore bianco protagonista. Il Getty Center Los Angeles del 1997, altra opera sempre di Richard Meyer, con ormai la sua fama che era diventata indiscutibile a tutti i livelli. Dopodiché lo troviamo a New York con il Bronx Center. Questa è un'opera molto interessante perché si tratta di un complesso che permetteva di riabilitare persone in difficoltà, e quindi quest'opera del 77 era già molto avanti rispetto ai tempi, quindi grande merito appunto all'architetto americano.
Andiamo invece in Olanda, quindi torniamo in Europa con la Hague Library, e qui siamo con un complesso sempre molto moderno e particolarmente interessante per gli spazi, soprattutto all'interno, perché ha delle gallerie particolarmente estese. Lo troviamo ancora in California, è il 2007, municipio San José, anche in questo caso con un'opera che svetta in altezza, svetta dal punto di vista verticale. Questa è un'opera di grande valore per Richard Meier, anche in questo caso riconosciuta proprio per la sua qualità. Ritorniamo a Roma però, perché nel 2006 ha realizzato la chiesa Dio Padre Misericordioso con diverse vele, in parte simile al Ponte Meier, perché gli archi che vedete in questa chiesa sono stati realizzati tutti separatamente, peraltro utilizzando una gru realizzata appositamente alta 38 metri. Chiudiamo con l'Ulm Museum in Germania del 1993, una opera che prende la sua forma dalla vicina cattedrale e dalla piazza, quindi anche in questo caso troviamo modernità e tra virgolette antichità in questo senso. Richard Meier, non l'abbiamo detto, si ispirò alle Corbusier e quindi fece parte anche dei 5 architetti chiamati anche architetti del bianco, e il bianco è l'elemento fondante proprio di Richard Meier, e lui ha dichiarato: quello che io faccio è diverso da quello che è stato fatto nei periodi precedenti, ma c'è sempre una relazione alla dimensione umana, Tatiana. Eh sì, quello che fa Richard Meier non lo fa nessun altro, l'hai appena detto tu Fabrizio citando proprio le sue parole. Secondo me lo sanno bene gli ingegneri, gli architetti, gli operai, le maestranze qualificate che praticamente ufficialmente dal 19 dicembre del 2012 hanno avviato i lavori di costruzione del Ponte Meier. Giusto per dire qualche numero, prima parlavamo, sono andata a farmi una passeggiata sul ponte, i responsabili della ditta Itinera mi dicevano che nelle ultime 2 settimane, proprio per accelerare e finire entro oggi, quindi per l'inaugurazione, hanno lavorato contemporaneamente 80-85 persone giorno e notte, quindi loro sanno quanto lavoro c'è stato dietro il Ponte Meier, un'opera che ha creato non pochi grattacapi effettivamente a tutte queste maestranze di Itinera e Cimolai, perché diciamo, se già di per sé costruire un ponte è una delle massime espressioni dell'ingegneria, perché di fatto poi si costruisce sul vuoto, se in più ci mette la mano un architetto, e che architetto, l'hai detto prima tu, insomma un architetto che nell'84 a 49 anni, più giovane della storia, ha vinto il massimo premio nel mondo dell'architettura, allora le cose diventano davvero complicatissime. Richard Meier in effetti in questi anni ha voluto visionare e vedere ogni singolo pezzo che è stato poi montato sul ponte, un'attenzione, una cura ai dettagli praticamente maniacale, non lo dico io ma l'ha detto l'ingegnere del comune di Alessandria Marco Neri, il RUP del Ponte Meier, che abbiamo proprio intervistato per ricordare insomma questa collaborazione di fatto poi iniziata 20 anni fa. Il ponte è la massima espressione di ingegneria, e effettivamente quando poi c'è questo connubio tra un archistar e un'opera di questo tipo, poi diventa tutto più difficile. Noi pensiamo che già questo ponte in sé ha un modello matematico estremamente complicato, nel senso che l'arco storto, le due piattaforme, quella pedonale e quella viabile, diverse sia in dimensione ma soprattutto come carichi, fa sì che ci sono delle componenti di forze trasversali, comunque nello spazio, che rendono proprio difficile sia il calcolo che poi la realizzazione. Questo poi, voglio dire, associato come ho detto prima a una direzione artistica che sotto certi aspetti assume dei momenti quasi maniacali, con richieste di tolleranze nella posa dei vari elementi molto molto limitate, fa diventare tutto il lavoro estremamente complicato, già lo è di suo, immaginiamo con questo. Tatiana prima parlava proprio di maestranze, di ingegneri, alcuni li incontrerete questa sera in Piazza Gobetti durante lo spettacolo proprio di inaugurazione, anzi direi proprio che è il momento di mettersi in macchina, di arrivare ad Alessandria, perché tra un'oretta circa ci sarà proprio lo spettacolo di accensione delle luci, che non è quello che si è visto fino adesso, ci sono proprio l'accensione spettacolare del ponte. Un'iniziativa questa che in un certo senso credo e spero giovi molto al commercio anche di Alessandria, per cui
chi meglio del presidente dell'ASCOM poteva rispondermi? Vittorio Ferrari, buonasera. Buonasera, ma ovviamente ci auguriamo che serva, perché naturalmente innanzitutto speriamo in questo. Non so quanto sia l'impatto direttamente, sicuramente l'apertura del ponte fa parte di una serie di cose, di tessere che vanno finalmente al loro posto e poco per volta possono contribuire al rilancio della città. Questo anche alla luce di esperienze di altre città che hanno conosciuto dei momenti di appannamento anche dal punto di vista commerciale e ne sono usciti non attraverso un colpo di bacchetta magica improvviso che ha cambiato la situazione, ma attraverso la sistemazione di una serie di tessere, come dicevo prima, alla costruzione di una serie di appuntamenti che hanno rilanciato l'immagine della città e poco per volta hanno creato un effetto valanga. E poi comunque anche le immagini dello scorso settembre di Aperto per Cultura hanno girato per tutti i social, perché si presentava una città comunque davvero elegante, davvero bella, quindi forse questo magari non direttamente ma indirettamente porterà dei benefici. Ma la speranza è questa. Aperto per Cultura è stato un episodio importantissimo secondo me, perché ha dato a noi stessi, quindi innanzitutto ai commercianti ma credo agli alessandrini in generale, il metro delle possibilità che la città ha automaticamente, e quindi ha creato un effetto squadra, devo dire, a cominciare dai commercianti. Quindi una delle ragioni per cui questa sera siamo qui e siamo riusciti ad organizzare anche in un tempo ridotto un appuntamento come questo è perché il traino è stato appunto Aperto per Cultura. Lì è stata fatta un'esperienza che è servita da scuola e speriamo di abbia dato un segno su cui costruire il futuro. Sicuramente. A proposito di organizzazione, una domanda, una curiosità che magari tutti i nostri cittadini vogliono sapere: quando si organizza una cosa così grande dove devono collaborare un sacco di realtà, qual è la cosa a cui non si può non pensare? Non si può non pensare a chi coordina tutto questo, nella fattispecie quel signore con i capelli grigi che gli spettatori non vedono perché non è inquadrato. Si chiama abbiamo visto. Immagino, si chiama Davide Valsecchi, è quello che instancabilmente sia in Aperto per Cultura sia in questa manifestazione ha tessuto le fila dei collegamenti fra tutti coloro che ci sono stati, ecco. E è andato a risolvere i piccoli problemi che sono problemi piccoli ma anche grossi. Penso a un problema risolto, mi diceva, alle 3:30, quindi poco prima di cominciare, sull'alimentazione elettrica. Per cui, i famosi problemi che sorgono in corso d'opera, che però qualcuno deve risolvere. Bene, grazie a Vittorio Ferrari. Noi abbiamo ancora tantissime cose da raccontarvi, quindi rimanete con noi. A tra poco. Dopo 20 anni torniamo a scrivere la storia dell'ibrido. Ed è una storia più pulita, che parla di efficienza. Una storia fatta di innovazione e sicurezza, pensata come mai prima d'ora. Raccontata per essere la migliore di sempre per ognuno di noi. Nuova Prius. L'ibrido che evolve l'ibrido. Vieni a scoprirla alla concessionaria Toyota Gruppo M3, ad Alessandria, in via Pavia 43. Il Bar Foxy vi attende dalla colazione all'aperitivo. Venite a gustare piatti sempre diversi e di qualità. Alessandria, via Piacenza, angolo via Trotti. Seguici su Facebook. Evasioni di moda, abbigliamento uomo e donna, calzature e pelletterie delle migliori marche. Ad Alessandria, al centro commerciale Gli Archi e in corso Acqui 91 e 94. Quando paradiso e inferno si alleano per sconfiggere i demoni. È Racconti di Angeli e Diavoli. La ribellione di Demetros, il romanzo di Fosco Baiardi, acquistabile su Amazon e IBS. Ed ancora una buona serata in diretta da Via d'Ossena sulla web tv di radiogold.it per raccontarvi la festa del Meyer. Innanzitutto cominciamo proprio da Davide Buzzilanghi, perché ricordiamo storicamente proprio il Ponte Meyer nato con il sindaco Francesca Calvo. Intanto che effetto fa vedere dietro di te il Ponte Meyer? Fa particolarmente piacere, sono sincero, è un'opera importante che fu fortemente voluta alla fine degli anni 90, voleva essere un po' il simbolo della fine della ricostruzione della città dopo la tragica alluvione del 94, e mia mamma voleva dare un simbolo importante, lasciare un segno importante in questa città. Quindi fu trovato il progettista, fu trovato l'architetto Meyer, che
alla fine degli anni 90 era il numero due nel ranking mondiale degli architetti, quindi sicuramente accettò con gran piacere di disegnare questo ponte. Il ponte fu disegnato, fu progettato e poi si susseguirono diversi eventi e finalmente oggi siamo qui ad inaugurarlo. Anche insomma, la nuova amministrazione con il sindaco Rita Rossa ha contribuito a procedere con i lavori. Sono andati un po' a rilento, devo dire che ci abbiamo messo 18 anni in generale, ma questo fa parte un po' del nostro bel paese e adesso si spera che sia un simbolo importante di rinascita per la città in generale. Tornando al lato affettivo, appunto, a me fa sicuramente un gran piacere perché è un segno che fu fortemente voluto in quegli anni lì. Si iniziò con il sindaco Francesca Calvo e adesso si finisce con il sindaco Rita Rossa. Sindaco, intanto anche a lei chiedo un giudizio sulla bellezza del Ponte Meyer. Ma il Ponte Meyer è un ponte che è un'opera d'arte. Non si può non dire che il Ponte Meyer sia bello, imponente, dall'idea di solidità ma anche di leggerezza. Fu voluto per far sì che non ci fosse un tappo come... capitò negli anni tragici dell'alluvione e fu voluto perché fu scelto dal sindaco Calvo di rimuovere un ostacolo. Il ponte Meyer si porta dietro anche dibattiti che sono durati 20 anni e forse dureranno ancora, sono lo specchio della vivacità di questa comunità. Io stessa, diciamo così, appartenevo ad una parte politica che sosteneva un'altra soluzione, sosteneva le casse di laminazione. Forse se ci fossimo stati noi oggi la città non avrebbe avuto questo ponte, questo va assolutamente riconosciuto. Vuol dire dimenticarsi del proprio passato? No, vuol dire dimenticare che quello che fu è l'orgoglio di quello che siamo stati e quello che siamo ora e anche grazie, diciamo, a quel passato? Certamente no. Ora però bisogna guardare avanti. Questo ponte è un bel ponte, poteva essere fatto un collegamento diverso, ma proprio perché la città dibatté molto, il fatto di aver scelto un archistar, di aver scelto un'opera che era unica al mondo quando il tratto era appunto quel segno e quel simbolo di cui parlava prima Davide, oggi che quel tratto è diventato realtà è anche il riscatto di un'intera comunità che finalmente in modo unito, ma unito non tanto perché dobbiamo andare tutti, no, verso le stesse scelte, uniti nel pensare che possono essere strade diverse ma l'obiettivo comune è quella del riscatto e dell'orgoglio di questa città ed è il motivo per cui io ho voluto che questa sera al momento dell'accensione, domani nel momento del taglio, ci fosse Davide, la sua famiglia, chi ha sostenuto Francesca Calvo in quella scelta, perché come diceva un grande della mia storia, del mio passato, una lunga marcia comincia con un primo passo, quel primo passo va riconosciuto. Io credo che una comunità debba avere anche la maturità di saperlo riconoscere e anche quell'essere uniti vuol dire anche questo. Poi ci divideremo sulla visione di città, il sale della democrazia e benvenga, ma il momento di unità per pensare alla nostra comunità con orgoglio, al nostro passato con grande senso di appartenenza è un elemento che può accomunarci e io penso che le persone che sono qui e che sono qui a festeggiare, che sono qui a ricordare chi non c'è più e chi comunque ha dato per arrivare a questo obiettivo lo condividano pienamente. Passato, presente e futuro sotto l'arco del Meyer e con tante persone qui in via d'Ostena. Grazie a Davide Buzzilang e grazie al sindaco Rita Rossa. Grazie a voi. Grazie. Sandro ed Erika. Noi siamo ancora qui, siamo sempre qua in via d'Ostena, abbiamo lo street food alle nostre spalle, tantissime persone che stanno scegliendo che cosa mangiare, ci sono 23 espositori, tutte le realtà che noi frequentiamo tutti i giorni qui ad Alessandria sono scese in piazza qui per insomma farci assaggiare le cose camminando in allegria, per una Alessandria davvero di un vestito diverso questa sera. Ma adesso mangiamo qualcosa e poi c'è una serata ricchissima. Sandrino, cosa succede questa sera? No, perché la cosa bella è che tra una e l'altra Erika è riuscita anche ad andare a ordinare la cena, ma questo non è vero. È ovvio perché dai, vabbè. Allora, lo vedete accanto a me, qualcuno di voi l'ha già riconosciuto perché alle 19 inizierà sul palco in Piazza Gobetti la grande inaugurazione con appunto le maestranze, l'accensione anche del nuovo ponte e subito dopo l'accensione il concerto di Mirko Casadei. Buonasera Mirko. Ciao a tutti, buonasera. Noi siamo pronti, mi sembra un bel evento, un evento eccezionale. Questo ponte
e collega due sponde, molto bella questa cosa secondo me. È dalla Romagna direttamente qua al Piemonte. Facciamo un collegamento, anche un gemellaggio, un ponte virtuale anche con la Romagna ovviamente. Noi siamo quelli dell'allegria, della festa, questa sera si fa una festa, si festeggia un'opera eccezionale, quindi insomma noi siamo pronti e ce la metteremo tutta. Allora, abbiamo una domanda da farti. È stato detto che insomma il ponte è situato in un punto che è a contatto con una parte molto storica di Alessandria. La tua realtà musicale è un po' così, no? Tu vieni da un'orchestra storica e vai verso una nuova orchestra. Qual è l'elemento che può unire passato e futuro? Beh, guarda, effettivamente l'orchestra Casadeia è quasi 90 anni di storia, quindi siamo alla terza generazione. E i ponti generazionali ad esempio sono importanti, importantissimi, e attingiamo tanto dal passato, dalla nostra storia, dalle nostre radici, e ci proiettiamo nel futuro. Questo è importante ovviamente attraverso anche delle contaminazioni musicali, come questa sera ci sarà un ospite di livello internazionale, e devo dire che è sempre bello collegare le cose, il passato al futuro. Non bisogna creare dei compartimenti stagni, dobbiamo comunicare anche con i giovani, dobbiamo aprirci al futuro, però ricordarci anche da dove veniamo. Quindi collegare queste due zone ovviamente è una cosa importante. Io ad esempio ho sentito parlare del sindaco, sono abbastanza d'accordo che bisogna guardare il futuro, un'opera nuova che proietta e fa conoscere anche la città in tutto il mondo, quindi devo dire secondo me è una bellissima cosa. E in effetti guarda, è proprio tutto il filo conduttore di questa giornata, l'unione tra due realtà che possono sembrare apparentemente diverse ma che poi integrandosi invece riescono a arricchirsi una all'altra. Dopo il concerto di Mirko Casadei infatti ci sarà quello di Goran Bregovic, quindi facciamo un ponte dall'Adriatico ai Balcani, insomma. Sì, in questo caso musicalmente abbiamo annullato l'Adriatico, abbiamo annullato tutte le distanze e ci siamo incontrati con questo grande artista internazionale, personaggio mondiale, e devo dire per noi che veniamo dalla provincia, veniamo dalla campagna o dal mare, dalla riviera adriatica, è una grande soddisfazione. Questo è anche quello che faccio io nel mio percorso. Il secondo Casadei è stato il fondatore di questa orchestra, ha messo le basi, è stata la storia di questa orchestra. Mio papà Raul ha fatto dei successi popolari, nazional popolari, ha fatto conoscere questa musica e anche la Romagna, un po' in tutta Italia. Io cerco di portarla in giro per il mondo, quindi attraverso anche questi incontri musicali. Dai, invita tutti quelli che ci stanno ascoltando a venirti a trovare, ovviamente in romagnolo, in lingua. Questa sera non bisogna mancare perché è un evento bellissimo, una festa vera. In lingua. Burdela, a Dopas, Demala, in piazza, Usbala, Sibala. Asdemala, Usbala, tra poco rimanete qua, Web TV di Radio Gold. Vuoi orientarti bene per il tuo futuro? La scuola formativa Foral ad Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure e Valenza offre percorsi biennali e triennali di qualifica utili per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, rivolti a 14enni e 15enni. Inoltre, percorsi annuali di specializzazione per disoccupati e corsi di aggiornamento per occupati e aziende. Info su foral.org. Nell'elegante e luminoso showroom Kimono, lo specialista della casa, dove puoi trovare le più raffinate soluzioni per rendere unica la tua casa, trovi anche la gamma dei prodotti Cartel, il leader italiano del design e dei complementi d'arredo. Vieni a scoprire il mondo Cartel da Kimono Casa, in Spalto Gamondio 27 ad Alessandria. Open Space, lo spazio aperto all'allegria con il nostro showman Gino alla console. Per colazioni con deliziosi croissant, non semplici brioche, e i nostri piatti caldi, gustosi e freschi, cucinati con amore. Open Space ad Alessandria, centro commerciale Pacto. Noi alle prese con i selfie, perché ormai è così, abbiamo è così. Vabbè, ma i selfie perché abbiamo Marta Castini qua con noi. Buonasera, benvenuta Marta. Benvenuta. Scusa, non è che magari col microfono viene meglio. E poi vorrei dirti che io e Marta ci siamo messe d'accordo. Il perfetto panda, ma neanche non essendoci messe d'accordo, esatto. Guarda che roba. Esatto. Ma guarda che bello. No, comunque devo dire che la tua presenza non ci ha mandato in palla. No, niente. No, vabbè, non comunque Marta. Anche io sono in palla. Ecco. Perfetto, guarda, facciamo un collegamento che spacca veramente. Marta. Ci tengono sicuro. Allora. Vai. Dalle tue esperienze, insomma, hai davvero portato il nome di Alessandria veramente in alto.
Stasera si parlava proprio prima con Mirko, prima Casadei, di questo aspetto internazionale che avrà questa serata. Tu, tra gli altri, dicevamo anche l'altro giorno in radio, hai recitato con Anthony Hopkins, e comunque le tue esperienze sono state davvero eccezionali. Come ti senti a portare questo nome in giro per il mondo? Il nome di Alessandria? Il nome di Alessandria, sì. Ma per me è un piacere poter, come dire, portare un pezzettino di Alessandria in giro per il mondo. Io credo sia veramente molto importante il messaggio che lanciamo questa sera, del fatto di essere uniti davvero. Io credo che sia importante che noi alessandrini capiamo di avere il compito di dover sostenere la nostra città. Spetta davvero a noi. E lo dobbiamo fare se stiamo qui, o se invece la vita ci porta in giro per il mondo, e anzi, se siamo in giro per il mondo ancora più. Meglio. Senti Marta, non ho visto bene, non vorrei farmi affari tuoi, sei sposata? No, non sono sposata. Non sei sposata, no. Allora ti lancio una sfida, perché Meyer ha detto che gradirebbe tantissimo avere un matrimonio sul ponte. Dovete dirlo al mio fidanzato. Allora, dov'è? Cerchiamolo, non c'è nessun problema. Abbiamo già anche la colonna sonora, Ah sì? Sì, Casadei ha già detto che lui verrà. Ah, beh, bellissimo. Aspetta, allora. Però, scoop nazionale e internazionale, non c'è, nel senso che non è qui ad Alessandria, o non c'è il fidanzato? No, c'è, ma non è qui ad Alessandria. Sandrino, però, cioè, non lo so, vabbè. Così. Diglielo così, Marta, così. Diglielo. Marta, una domanda. Spesso quando si rincorre o si cerca di arrivare ad un sogno, si guarda al di là di qualcosa. Se dovessi rispondere alla domanda, al di là del ponte che cosa c'è? Domandina così, da dire, una cosa così. Semplice un proprio. Attimo Marta, benvenuta. Ah, cosa c'è? Sì, no, io guarda, se vuoi dico i menù così ci pensi tu. Mi auguro la felicità e uno sguardo positivo sul futuro. Bene. E poi il matrimonio col suo. Ecco. Sul ponte che sarà aperto domani mattina dalle 11:30, potete assistere al taglio del nastro e anche a farci una passeggiata. Piccolo spazio pubblicitario, poi si ritorna qua in diretta da Via d'Ossena. Nell'elegante e luminoso showroom Kimono, lo specialista della casa, dove puoi trovare le più raffinate soluzioni per rendere unica la tua casa, trovi anche la gamma dei prodotti Cartel, il leader italiano del design e dei complementi d'arredo. Vieni a scoprire il mondo Cartel da Kimono Casa, in Spalto Gamondio 27 ad Alessandria. Quando paradiso e inferno si alleano per sconfiggere i demoni, è Racconti di Angeli e Diavoli. La ribellione di Demetros, il romanzo di Fosco Baiardi, acquistabile su Amazon e IBS. E siamo sempre in diretta con la web tv di radiogold.it, qui in via d'Ossena, mentre alle nostre spalle in piazza sta per iniziare l'evento clou, perché ci sarà il discorso delle autorità e naturalmente anche poi la musica a seguire, ma prima ancora il gioco di luci. Quindi invitiamo tutti coloro che sono qui presenti a raggiungere la piazza, perché la festa sta iniziando. Mentre la festa sta per iniziare, Tatiana, noi ricordiamo anche che cosa è successo dal punto di vista numerico con il ponte. Intanto 17.000 tonnellate di calcestruzzo, 1.700 metri quadrati di passerella in legno per quanto riguarda il passaggio pedonale, un passaggio pedonale che oscilla in larghezza tra i 12,5 metri e i 5 metri, e poi ricordiamo che la strada, il percorso che si può percorrere appunto con le auto, è a 3 corsie veicolari per una larghezza totale di 10,5 metri. Eh sì, questi sono alcuni dei numeri del Ponte Meyer. Tra i numeri potremmo aggiungere anche le tantissime ore di lavoro spese sulle due sponde del fiume Tanaro e anche sulle acque del fiume, perché tra le operazioni più complicate ma sicuramente più spettacolari di questi anni di lavori c'è stata certamente l'operazione per sollevare in cielo i 4 maxi blocchi che compongono l'arco del Ponte Meyer. Era in particolare la mattina del 18 agosto del 2015 quando lo skyline di Alessandria è definitivamente cambiato, quando in una calda mattinata d'agosto, io lo ricordo, faceva davvero caldo, gli operai alzarono in cielo il quarto e ultimo blocco dell'arco, il concio di chiave, il più piccolo per così dire, 41 metri per 130 tonnellate di peso, il più delicato però da sollevare perché era l'unico che non poggiava sulle torrette provvisorie, quindi se ci vollero 10 minuti all'incirca per alzarlo in cielo, poi servirono oltre 12 ore di lavoro prima di poterlo sganciare, perché da lì
insomma si sarebbe capito se l'arco stava su o meno. Altrettanto spettacolare, qualche giorno prima c'erano tantissimi alessandrini a vedere quell'operazione, il 12 agosto sempre del 2015, quando venne alzata in cielo invece la sezione più grande dell'arco, che è la parte, la seconda lato città per così dire. Sono 66 metri per 300 tonnellate di peso, servirono due maxi gru per sollevarla, una da 800 tonnellate che era in alveo, nella pista in alveo, un'altra da 600 tonnellate invece lato cittadella. E, insomma, quello è stato il momento in cui davvero Alessandria ha, diciamo, visto cambiare col suo skyline, il cielo è diventato, diciamo, color Meyer. Color Meyer, quindi color bianco insieme all'azzurro del cielo, ma intanto noi vi facciamo vedere i colori che sono presenti in via d'Ossena, perché andiamo a vedere quanta gente c'è qui davanti alla postazione della web tv di RadioGold.it con Giovanni Prati. Giovanni? È proprio un successo. Noi adesso stavamo parlando con l'istrionico Christian. Attenzione, guardatelo. Vuole lanciare una... Che lui sa bene. Lui... Adesso noi cercheremo di... Signora, salve. Le piace questa serata? Bellissima, bellissima. È contenta che finalmente il ponte Meyer sarà agibile, sarà accessibile a tutti? Meno male, era anni che lo aspettavamo e finalmente abbiamo raggiunto, insomma, il nostro obiettivo, avere un ponte nuovo in Alessandria. Domani ci sarà l'inaugurazione? Sicuramente, non vedo l'ora di esserci, ecco. Grazie mille. E noi intanto continuiamo, guardate quante persone che continuano a passare, ci sono tutte le età, veramente. Non riesco a muovermi, ho paura di far male a qualcuno perché effettivamente, ecco qua. Come? Allora, voi, allora no, io da grande è sempre lui che prende la scena. Allora, signora, è contenta di questo ponte? Sono tutti felici comunque. Magari si vergognano un po' a parlare, sapete, però adesso io volevo vedere ancora una persona qua in fila, un altro personaggio molto istrionico. Ciao Adek, dici qualcosa. Vai col grigio. Benissimo, vai col grigio, vai col grigio. Allora, io direi che adesso qua continua la serata in via d'Ossena, continuano gli stand con le specialità enogastronomiche di Alessandria e adesso io vado a mangiare qualcosa, vado a perdermi, vado a bere anche qualcosa, perché no, e lancio la linea a Fabrizio. Ciao! Grazie Giovanni, allora giovane e quindi ha voglia di vivere questa festa in via d'Ossena, tantissime persone e noi rinnoviamo l'invito ad andare in piazza perché lì la festa continua con la musica e prima ancora con i giochi di luce. A tra pochissimo con la web tv di Radio Gold. Dopo 20 anni torniamo a scrivere la storia dell'ibrido ed è una storia più pulita che parla di efficienza, una storia fatta di innovazione e sicurezza, pensata come mai prima d'ora. Raccontata per essere la migliore di sempre per ognuno di noi. Nuova Prius. L'ibrido che evolve l'ibrido. Vieni a scoprirla alla concessionaria Toyota Gruppo M3 ad Alessandria in via Pavia 43. Il Bar Foxy vi attende dalla colazione all'aperitivo. Venite a gustare piatti sempre diversi e di qualità. Alessandria, via Piacenza, angolo via Trotti. Seguici su Facebook. Evasioni di moda, abbigliamento uomo e donna, calzature e pelletterie delle migliori marche. Ad Alessandria, al centro commerciale Gli Archi e in corso Acqui 91 e 94. Quando paradiso e inferno si alleano per sconfiggere i demoni. È Racconti di Angeli e Diavoli. La ribellione di Demetros, il romanzo di Fosco Baiardi, acquistabile su Amazon e IBS. E siamo qui sempre in via d'Ossena con il nostro Street Food, intanto invitiamo le persone che stanno percorrendo via d'Ossena smangiucchiando qualcosina ad avvicinarsi a Piazza Gobetti perché inizieranno i discorsi, poi ci sarà il gioco di luci, insomma tantissime cose, dovete rimanere con noi, ma nel frattempo io mi sono andata a prendere dei giovani, allora due giovani che sono all'opera e che quindi servono e stanno alimentando lo Street Food e Matteo invece che semplicemente l'ho preso per strada un attimino. Matteo, quanto è bello vedere tutta questa meraviglia?
È davvero bello perché almeno si vede che per una volta Alessandra è davvero unita. Quindi tu da giovane ti senti molto rappresentato da Alessandra in questo momento? Sì, almeno rappresentiamo qualcosa anche noi. E quindi se dovessi lanciare un hashtag questa sera, quale lanceresti? Hashtag Maier. Hai capito, hashtag Maier. E invece voi ragazze, Dina e Ilari, giusto? Voi state lavorando per? Non è lavorare, comunque siamo qua a servire per il CHOPS. Per beneficenza. Una alla volta parliamo perché sennò mi devo, ok? Per beneficenza, sì. Ok, quindi state in un certo senso dando un servizio per la vostra città. Quanto vorreste che questa cosa ci fosse sempre? Tanto. Ragazzi, allora vi lascio al lavoro. Sì, grazie. Ok, grazie per essere stati con noi. Mi raccomando, rimanete qui perché abbiamo ancora tutto il nostro programma da raccontarvi. Vuoi orientarti bene per il tuo futuro? La scuola formativa Forall ad Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure e Valenza offre percorsi biennali e triennali di qualifica utili per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, rivolti a 14enni e 15enni. Inoltre, percorsi annuali di specializzazione per disoccupati e corsi di aggiornamento per occupati e aziende. Info su foral.org. Nell'elegante e luminoso showroom Kimono, lo specialista della casa, dove puoi trovare le più raffinate soluzioni per rendere unica la tua casa, trovi anche la gamma dei prodotti Cartel, il leader italiano del design e dei complementi d'arredo. Vieni a scoprire il mondo Cartel da Kimono Casa, in Spalto Gamondio 27 ad Alessandria. Open Space, lo spazio aperto all'allegria con il nostro showman Gino alla console. Per colazioni con deliziosi croissant, non semplici brioche, e i nostri piatti caldi, gustosi e freschi, cucinati con amore. Open Space ad Alessandria, centro commerciale Pacto. Sempre in diretta sulla web TV di RadioGold.it, siamo in via d'Ossena e intanto la festa sta per cominciare proprio in piazza, davanti al Meyer. Ricordiamo, abbiamo l'orchestra di Casadei e poi Goran Bregovic per una festa che andrà avanti fino a notte inoltrata, prima ancora il gioco di luci, quindi seguite questo evento anche attraverso i nostri occhi. Prima però ancora di andare a sentire e a vedere queste ulteriori novità, noi facciamo un racconto anche di costi, perché il Ponte Meyer è costato 18,2 milioni più 1,6 dovuti al maltempo che ha ritardato proprio il completamento di questa struttura. Questi dunque i costi con l'obiettivo naturalmente finale, che è quello che vedete alle nostre spalle con il Ponte Meyer. Tatiana. Eh sì, perché i costi del Ponte Meyer in questi anni sono stati un grande tema di dibattito e discussione in città e lo sono ancora oggi, però Fabrizio ti volevo raccontare che gli alessandrini da sempre sono stati attenti a come si spendono i soldi pubblici, perché ben un secolo fa gli animi degli alessandrini si scaldarono sulla costruzione di un altro ponte, il Ponte Cittadella, proprio quello che poi nell'agosto del 2009 è stato abbattuto per lasciare spazio al Ponte Meyer. Già anche nel 1889 gli alessandrini si divisero appunto sulla costruzione di questo nuovo ponte, il vecchio Cittadella, che all'epoca, oltre un secolo fa, era in realtà il nuovo ponte di Alessandria, che da lì a poco avrebbe poi segnato il destino del suo ponte predecessore. E gli alessandrini si divisero non solo rispetto all'abbattimento, come poi è stato in tempi più recenti per Cittadella e Ponte Meyer, ma anche proprio sui costi del ponte. Costava 247.800 lire, così era costato nell'avviso d'asta del 1889 il Ponte Cittadella, abbattuto poi nel 2009, come ci hanno detto dal comune, che hanno recuperato proprio questo documento storico. Ora io non so dire se siano equivalenti agli attuali 20 milioni di euro del Ponte Meyer, ma di sicuro erano una bella cifra, almeno stando alle feroci polemiche appunto che c'erano oltre un secolo fa ad Alessandria. Quindi alessandrini sempre giustamente anche critici, e come lo sono stati in questo caso con il nuovo Ponte Meyer, ma speriamo che queste polemiche poi svaniscano apprezzando proprio la bellezza di questo complesso. Torniamo tra poco con la web TV di RadioGold.it. Nell'elegante e luminoso showroom Kimono, lo specialista della casa, dove puoi trovare le più raffinate soluzioni per rendere unica la tua casa, trovi anche la gamma dei prodotti Cartel, il leader italiano del design e dei complementi d'arredo. Vieni a scoprire il mondo Cartel da Kimono Casa, in Spalto Gamondio 27 ad Alessandria. Quando paradiso e inferno si alleano per sconfiggere i demoni. È Racconti di angeli e diavoli. La ribellione di Demetros. Il romanzo di Fosco Baiardi, acquistabile su Amazon e IBS.
Eccoci qui, sono andata a prendere, per averlo qui con me, Roberto Benzi dell'Op Mangiare di Birra. Buonasera Roberto. Buonasera, ciao a tutti. Abbiamo parlato molto di cibo, parliamo anche di bere. Qual è la richiesta che viene fatta dai nostri alessandrini che sono qui in via Dossena? Beh, per quanto mi riguarda, naturalmente la birra, io... No, ma quale tipo? Stanno andando tutti in uguale misura. Abbiamo delle cose un po' più particolari, che sono una birra, per esempio, torbata, e abbiamo delle birre classiche in stile tedesco, delle birre aromatizzate al carcadè, insomma c'è un po' di tutto. Noi abbiamo anche proposto nella nostra carta delle birre eventuali abbinamenti ai piatti già esistenti nello street food di stasera. Bene, grazie. Allora noi passeremo ad assaporare anche un po' di birra. Certo, certo. Qui con noi. Grazie a voi. Noi adesso facciamo un attimino di pausa, ma ritorniamo qui prestissimo. Dopo 20 anni torniamo a scrivere la storia dell'ibrido. Ed è una storia più pulita, che parla di efficienza. Una storia fatta di innovazione e sicurezza, pensata come mai prima d'ora. Raccontata per essere la migliore di sempre per ognuno di noi. Nuova Prius. L'ibrido che evolve l'ibrido. Vieni a scoprirla alla concessionaria Toyota Gruppo M3, ad Alessandria, in via Pavia 43. Il Bar Foxy vi attende dalla colazione all'aperitivo. Venite a gustare piatti sempre diversi e di qualità. Alessandria, via Piacenza, angolo via Trotti. Seguici su Facebook. Evasioni di moda, abbigliamento uomo e donna, calzature e pelletterie delle migliori marche. Ad Alessandria, al centro commerciale Gli Archi e in corso Acqui 91 e 94. Quando paradiso e inferno si alleano per sconfiggere i demoni. È Racconti di Angeli e Diavoli. La ribellione di Demetros, il romanzo di Fosco Baiardi, acquistabile su Amazon e IBS. Ah, siamo sempre qui, sono andata a prendere Gio Pizzino, eccolo qua, ormai è un'entità qui per Alessandria, vero? Ma tu ti sei già sposato? Sì, quest'estate. Eh no, e come? Ma noi stiamo cercando qualcuno che si sposi sul Meyer. Io ne ho approfittato per sposarmi, sono andato dove è nata mia moglie, sulla costiera amalfitana. Quindi... Ah, quindi niente Meyer. Però se ci fosse stato il ponte ci avrei pensato. Ecco, a posto, allora vabbè. Sono giustificato. Va bene, va bene. Allora, quante persone stanno passando sotto... il tuo stand? Vabbè, ma non solo sotto il mio, sotto quello di tutti, quindi la mia più grande soddisfazione è poter collaborare con alcuni grandi professionisti dell'enogastronomia in città e quindi tutti assieme lavorare per una serata così fantastica, quindi in un'opera d'arte così bella come quella del ponte questa sera. È vero, è vero. La pizza è sempre stata un po' un elemento che ha unito, no? Sì, poi io... Avendo inventato il pizzino ho unito il tegame alessandrino con la pizza classica napoletana, quindi ho creato un ponte tra le due cotture. Quindi... Direi proprio di sì, assolutamente sì. Io ti lascio andare al lavoro. Sì, perché ho le pizze nel forno. Mi ha detto non ti posso dare la mano perché ho le mani in pasta. Banco. Grazie, grazie. Dunque, davvero. Grazie a tutti e buona serata. E allora basta, allora io lancio la linea a Giovanni, vero? Datemi un segno, a Giovanni? Faccio a Giovanni, linea a Giovanni. Eccoci, allora, noi siamo qua, è quasi tutto pronto, stiamo solo aspettando che le luci partano, che ci sia l'accensione ufficiale, tantissime persone in attesa, tantissime persone che non vedono l'ora che il ponte venga illuminato, che finalmente il Meyer continui e cominci e continuerà poi in futuro a far risplendere la città di Alessandria. Noi ridiamo in attesa dell'illuminazione ufficiale, ridiamo la linea alla regia, ma vi aspettiamo perché appunto tra pochissimo parte tutto. Ed eccoci dunque anche a raccontare i nomi che hanno contraddistinto il Meyer. Leggero innanzitutto, ma leggero e possente, questo è indubbio, dice giustamente Tatiana, e anche bianco, questo è un elemento luminoso, ma che abbiamo già detto contraddistingue il ponte Meyer, imponente intanto, leggero hai detto tu, abbiamo detto noi, ma anche forte, no? Nel senso che indubbiamente riesce a dimostrare la sua qualità, la sua robustezza, ma intanto è anche incerto, perché non è, va né da una sponda né da un'altra, perché è a metà tra il passato e il futuro. Questi sono alcuni degli aggettivi che definiscono il ponte Meyer, che anche è stato definito macchina del tempo, proprio per questo passaggio tra l'antico e il nuovo.
ma naturalmente siamo ad Alessandria, Tatiana, quindi non è che sono tutti complimenti, vero? Eh no, perché insomma in questi anni anche sul nostro sito radiogold.it di aggettivi un po' meno carini nei confronti dell'opera di Richard Meyer ne abbiamo visti, dal classico faraonico al più semplice è brutto. Adesso uno insomma dei commenti che vediamo spesso sul nostro sito, visto che si parla appunto della inaugurazione alle auto, lo ricordo, da lunedì mattina alle 9, c'è anche chi proprio in queste ultime ore ci ha scritto: io sul Ponte Meyer ci passo quando ci sono passati tutti gli altri. Insomma, ci sono anche questi commenti non proprio così carini, non tutti amano il Ponte Meyer, bisogna dirlo, ma l'arte come sempre divide, è sempre stato così e anche per il Ponte Meyer, che come ha detto anche il sindaco nei giorni scorsi è un'opera di un grande architetto, un'opera d'arte, e poi lei ha detto più semplicemente è un bel ponte. Un bel ponte, ma ricordiamo che tra le grandi opere, per esempio la Tour Eiffel, appena fu costruita, venne bollata come uno degli obbrobri dal punto di vista architettonico, tutti quanti vanno a Parigi e la fotografia la fanno proprio con la Tour Eiffel. Un po' come oggi, per la verità, perché oggi era pieno di persone a scattare le fotografie all'arco. Siamo in diretta in via d'Ossena, web tv di radiogold.it, per raccontarvi questo grande evento e questa grande festa che continuerà ancora domani, e intanto siamo in attesa anche del gioco di luci che si terrà tra pochissimo alle nostre spalle, poi ancora la musica, il break pubblicitario, poi ancora in diretta su Radio Gold. Vuoi orientarti bene per il tuo futuro? La scuola formativa Foral ad Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure e Valenza offre percorsi biennali e triennali di qualifica utili per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, rivolti a 14enni e 15enni. Inoltre percorsi annuali di specializzazione per disoccupati e corsi di aggiornamento per occupati e aziende. Info su foral.org. Nell'elegante e luminoso showroom Kimono, lo specialista della casa, dove puoi trovare le più raffinate soluzioni per rendere unica la tua casa, trovi anche la gamma dei prodotti Cartel, il leader italiano del design e dei complementi d'arredo. Vieni a scoprire il mondo Cartel da Kimono Casa, in Spalto Gamondio 27 ad Alessandria. Open Space, lo spazio aperto all'allegria con il nostro showman Gino alla console, per colazioni con deliziosi croissant, non semplici brioche, e i nostri piatti caldi, gustosi e freschi, cucinati con amore. Open Space ad Alessandria, centro commerciale Tacto. E torniamo in diretta da Via d'Ossena, dove prosegue lo Street Food Stellato, uno degli eventi organizzati proprio per l'inaugurazione del Ponte Meyer. Tutto intorno mi sembra intanto che si comincia a fare buio, perché stiamo attendendo il gioco di luci sul Ponte Meyer. Questa sera gli alessandrini per la prima volta vedranno anche quanto sa bene illuminare il Ponte Meyer, lo spazio tra la cittadella e Piazza Gobetti, perché le luci che abbiamo visto finora, ogni tanto acceso il ponte, non sono le luci definitive. Tra poco appunto il Ponte Meyer si illuminerà, mentre su Piazza Gobetti, in Piazza Gobetti sul palco allestito stanno intervenendo le istituzioni e le autorità per il saluto alla città. Poco fa vi abbiamo raccontato anche di una delle operazioni più spettacolari di realizzazione del ponte, di questi anni di lavoro, i lavori che ad agosto, il 18 agosto del 2015, hanno cambiato definitivamente lo skyline di Alessandria, ossia quando l'arco è stato alzato in cielo. Noi adesso vi proponiamo in diretta anche sulla nostra web tv, sul nostro sito radiogold.it, proprio un video che ripercorre le fasi di quegli spettacolari lavori.
E siamo sempre qui in diretta da Via Dossena per questo street food legato alla nostra inaugurazione del Ponte Meyer, un evento che veramente sta coinvolgendo tantissime, in realtà tantissime persone. E nel frattempo in Piazza Gobetti si stanno facendo i saluti, insomma, di rito prima dei concerti. Io nel frattempo sono andata a prendermi Tiziana Martino del CIOFS, che è la direttrice, con i suoi ragazzi che questa sera sono qui a lavorare e a imparare, no? Giusto, Tiziana? Allora, nel momento attuale, dove è la novità è l'alternanza scuola-lavoro, e insieme a quello che è la buona scuola, che vuole portare anche i ragazzi del liceo a fare un'esperienza di lavoro, sono qua con una piccola rappresentanza dei nostri ragazzi. Noi siamo un centro di formazione professionale che è in centro, in via Gagliaudo, che porta avanti il sistema laboratoriale da sempre, perché siamo un centro salesiano. Questi ragazzi sono allievi o del quarto anno di tecnico di cucina per arrivare al diploma professionale, oppure di percorso biennale sala bar. Quindi attraverso i professionisti che accompagnano questi ragazzi nella formazione dal punto di vista della ristorazione, abbiamo poi il discorso delle competenze di base che i nostri ragazzi devono portare avanti per arrivare a affrontare il mondo del lavoro. Loro giornalmente si cimentano in attività laboratoriali, ma questa sera hanno un'esperienza in più che ricorderanno tutta la vita, perché è legata ad un avvenimento importante per la nostra città, che è l'inaugurazione del Ponte Meyer. Molto importante, perché appunto il Ponte Meyer unisce anche questo, perché unisce il mondo del lavoro con il mondo della scuola. Ragazzi, siete pronti? State lavorando? Siete... Beh, fanno solo sì con la testa perché c'è la direttrice e non possono fare altro. Bene, grazie per essere stati. Grazie, vi aspettiamo al nostro centro, perché le porte sono sempre aperte per chi vuole vedere i nostri laboratori. Grazie a voi, abbiamo un attimino di pubblicità, ma state con noi perché abbiamo un sacco di cose da dirvi sulla Web TV di Radio Gold. Nell'elegante e luminoso showroom Kimono, lo specialista della casa, dove puoi trovare le più raffinate soluzioni per rendere unica la tua casa, trovi anche la gamma dei prodotti Cartel, il leader italiano del design e dei complementi d'arredo. Vieni a scoprire il mondo Cartel da Kimono Casa, in Spalto Gamondio 27 ad Alessandria. Quando paradiso e inferno si alleano per sconfiggere i demoni, è Racconti di Angeli e Diavoli. La ribellione di Demetros, il romanzo di Fosco Baiardi, acquistabile su Amazon e IBS. Ok, abbiamo qualche problema tecnico a collegarci con Giovanni Prati, che è in diretta dal Ponte Meyer, vicino al Ponte Meyer, per il gioco di luci, perché tra poco, terminato il discorso delle autorità sul palco di Piazza Gobetti, che vi invito a raggiungere proprio per vedere più da vicino questa accensione ufficiale del Ponte Meyer. Diciamo che accendere il ponte non è esattamente come accendere una lampadina di casa, perché sono ben 92 solo i punti luce solo del ponte, quindi neanche anche tutto intorno, ma vediamo se riusciamo a ricollegarci con Giovanni per vedere da vicino proprio il Ponte Meyer. Allora, eccoci di nuovo qua, postazione Ponte Meyer, lo vedete alle mie spalle, tutto pronto, tra poco dovrebbero finalmente partire questo nuovo gioco di luci per un nuovo futuro che proietterà Alessandria, vedete questa struttura futurista, e speriamo che anche Alessandria possa andare avanti per un futuro migliore. Voi non li vedete, ma dietro, diciamo, la telecamera ci sono tantissime persone, tantissimi alessandrini che si accalcano contro le transenne per vedere questo momento tanto agognato e aspettato da quasi 20 anni. Intanto continua la cerimonia sul palco insieme appunto a Rita Rossa, al sindaco che ha appena parlato, e io sono riuscito a piano piano sgattaiolando ad entrare qui dentro, e appena vedremo un segnale di luci che si stanno per accendere, noi richiameremo subito la linea. Nel frattempo io ripasso la linea a Tatiana.
Eh sì, torniamo qui da Via d'Ossena, dove stiamo aspettando appunto che si accenda il Ponte Meyer. Dicevamo prima, non è proprio come accendere una lampadina, perché sono appunto 92 i punti luce solo sul ponte, 40 sono i LED sull'arco e poi ci sono 4 punti luce per ciascuno dei 13 stralli cavi appunto del Ponte Meyer. Si tratta di luce LED, questo permetterà in qualche modo di tenere sotto controllo la bolletta dell'energia elettrica. Noi abbiamo chiesto in comune quanto potrà costare appunto tenere acceso il ponte, ci hanno detto che più o meno i costi saranno equivalenti a quelli che si avevano 7 anni fa per illuminare il ponte Cittadella, che però era grande la metà, quindi il LED farà risparmiare. I LED saranno bianchi questa sera, anche se all'occorrenza possono anche creare un gioco di colori arcobaleno, però questa sera no. Cioè, questa sera devono essere bianchi, perché bianco è il Ponte Meyer, bianco è il colore dell'architetto Richard Meyer. Bianco appunto è l'elemento principale di questo architetto, che però a sorpresa ha deciso di cambiare proprio in questi ultimi mesi, perché chiedo alla regia di preparare la fotografia che ritrae proprio la novità di Richard Meyer, perché ha sempre lavorato sul bianco, ha avuto come modello Le Corbusier. I 5 architetti che hanno creato il gruppo, che ha dato il nome appunto anche al gruppo, a questa combriccola di architetti bianco, lui cosa ha pensato di fare? Di immaginare un grattacielo nero. Questa è l'ultima evoluzione di Richard Meyer, che a questo punto non sappiamo se lavorerà sempre con il black come colore principale oppure ancora con il bianco, ma intanto noi il Ponte Meyer lo preferiamo bianco, quindi va bene così, direi, Tatiana, vero? Eh sì, anche perché nero non lo vedremo. Va bene il ponte bianco, tra poco vedremo quanto sono bianche e luminose le luci che da adesso in avanti illumineranno sempre 200 metri che separano la cittadella da Piazza Gobetti. Per, come ultima informazione, dal comune ci hanno detto che le 40 luci dell'arco rimarranno sempre accese, mentre i punti luce, i 4 punti luce su ciascuno dei 13 cavi del ponte verranno accesi in base alle ore della giornata, sempre questo anche insomma per tenere sotto controllo la bolletta dell'energia elettrica, che non fa mai male. Quindi questa è la situazione in attesa delle luci, quindi di questo gioco. Noi andiamo di nuovo con un break pubblicitario e poi vedremo se Giovanni ha qualche novità da raccontarci. Dopo 20 anni torniamo a scrivere la storia dell'ibrido, ed è una storia più pulita, che parla di efficienza, una storia fatta di innovazione e sicurezza, pensata come mai prima d'ora, raccontata per essere la migliore di sempre per ognuno di noi. Nuova Prius, l'ibrido che evolve l'ibrido. Vieni a scoprirla alla concessionaria Toyota Gruppo M3 ad Alessandria in via Pavia 43. Il Bar Foxy vi attende dalla colazione all'aperitivo. Venite a gustare piatti sempre diversi e di qualità. Alessandria, via Piacenza, angolo via Trotti. Seguici su Facebook. Evasioni di moda, abbigliamento uomo e donna, calzature e pelletterie delle migliori marche. Ad Alessandria, al centro commerciale Gli Archi e in corso Acqui 91 e 94. Quando paradiso e inferno si alleano per sconfiggere i demoni. È Racconti di angeli e diavoli. La ribellione di Demetros, il romanzo di Fosco Baiardi, acquistabile su Amazon e IBS. Sempre in diretta con la web tv di radiogold.it per raccontare la festa delle Meyer in via d'Ossena, e la festa che sta per cominciare in piazza Gobetti con la musica, ma prima ancora con una sorpresa che sarà, Tatiana? Sì, il saluto di Richard Meyer. Dovrebbe essere proiettato a minuti proprio un video inviato dall'architetto americano per salutare la città. Insomma, lui questa sera non c'è, però in qualche modo ci sarà lo stesso alla festa per il suo ponte. Lui spera che qualcuno arrivi a sposarsi proprio sul Ponte Meyer, lo abbiamo già ricordato anche in questa lunga diretta su webtv.radiogold.it e anche in diretta audio su Radio Gold. Intanto però andiamo a vedere se ci sono novità dal punto di vista luminoso con Giovanni Prati. Giovanni Prati che sta descrivendo attraverso questo collegamento volante proprio questo evento, luci che caratterizzeranno poi in futuro il Ponte Meyer, ma abbiamo già ricordato da Tatiana che oggi sono rigorosamente bianche, quindi questo è il gioco di luci a cui assisteremo questa sera, immaginiamo, ma poi potrebbe cambiare nel corso del tempo, anche perché ricordiamo che la cittadella per esempio in passato aveva questa sfumatura continua e progressiva di colori, dal blu al viola e poi in progressione. Giovanni Prati, qual è la situazione? Allora, noi siamo venuti in mezzo agli astanti che stanno un po' aspettando che le luci partano. Siamo con il signor Filippo. Filippo, buonasera. Le piace questo ponte? Sì, è una cosa diversa.
una cosa moderna, che fa contrasto del lato opposto che c'è la cittadella. È un contrasto che sta benissimo. Ma ecco, lei sta aspettando che le luci finalmente partano, come noi? Sì, capito qua vicino e allora dico, va, lo vedo, perché tutte le sere si è illuminato, non sì. È che... Ma quindi lei lo utilizzerà questo ponte anche la magari? Sicuramente, sì, sì, sì. Beh, ha seguito anche le cose... Ha seguito le costruzioni, quindi ha visto un po' come ha seguito un po' tutti in questi anni quello che è successo. Sì, sì, da quando hanno dato via l'altro, giù, fino ad ora, va. Però ci hanno messo tanto tempo, non è che è stato troppo. Noi allora ringraziamo il signor Filippo, noi aspetteremo insieme a lui quello che succederà tra poco, ovvero l'accensione delle luci, e io rimando la linea a Fabrizio. La fotografia tipica degli alessandrini con questo entusiasmo molto soffocato anche rispetto al Ponte Mere. Quindi grazie a Giovanni che ha descritto in maniera mirabile la bellezza di questa festa con questi collegamenti volanti, ma salutiamo anche Erika. Eccomi qua, grazie Fabrizio, grazie Tatiana. Io ho cercato di seguire un po' le persone, ho cercato di così scoprire che cosa ne pensano, diciamo che nessuno più si svela ormai, stanno aspettando tutti che questo ponte si accenda. Ho anche cercato gente da far sposare, però non sono ancora un'agenzia matrimoniale, quindi non ce l'ho ancora fatta. Io direi che io vi saluto, vi ringrazio, faccio un saluto speciale a Sandro Marenco che è stato con me fino a poco tempo fa. Che dire, io vi ridò la linea, però ve la do così in un modo un po' originale, vediamo se la cogliete così. Che strano modo di salutare, mi ricorda qualcosa. Allora, noi siamo arrivati alla chiusura di questo appuntamento in video streaming su webtv.radiogold.it. Il gioco di luci, Tatiana, sta per iniziare tra alcuni minuti, lo farà effettivamente, noi non ce lo perderemo, intanto perché lo andiamo a vedere personalmente, ma poi soprattutto perché lo racconteremo ancora con altre immagini, fotografie e video sul sito di radiogold.it. Tu sei curiosa? Curiosissima di vederlo acceso dopo tanti anni che abbiamo seguito i lunghi lavori finalmente, e curiosa anche di sapere chi per primo, chi automobilista per primo lunedì attraverserà il Ponte Meyer. Ci saremo ovviamente. Noi ci saremo, dovrete esserci anche voi, se non lo farete lo racconteremo noi attraverso la radio e radiogold.it. Grazie per essere stati con noi. Vuoi orientarti bene per il tuo futuro? La scuola formativa Foral ad Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure e Valenza offre percorsi biennali e triennali di qualifica utili per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, rivolti a 14enni e 15enni. Inoltre, percorsi annuali di specializzazione per disoccupati e corsi di aggiornamento per occupati e aziende. Info su foral.org. Nell'elegante e luminoso showroom Kimono, lo specialista della casa, dove puoi trovare le più raffinate soluzioni per rendere unica la tua casa, trovi anche la gamma dei prodotti Cartel, il leader italiano del design e dei complementi d'arredo. Vieni a scoprire il mondo Cartel da Kimono Casa, in Spalto Gamondio 27 ad Alessandria. Open Space, lo spazio aperto all'allegria con il nostro showman Gino alla console. Per colazioni con deliziosi croissant, non semplici brioche, e i nostri piatti caldi, gustosi e freschi, cucinati con amore. Open Space ad Alessandria, centro commerciale Pacto.